Buonasera a tutti e vi ringrazio per la vostra presenza qui in Piazza Matrice. Questa sera ho il compito di fare gli onori di casa nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale dei Fiumi di Nisi e vi ringrazio anche per la pazienza ed essere qui così numerosi. E vi ringrazio anche perché dimostrate sempre un vostro affetto per questa comunità che in questi mesi, in questi anni è stata sempre all'attenzione della Riviera Ionica, della provincia di Messina e mi permetto di dire anche di tutta la regione Sicilia. Questa sera è un'occasione particolare perché, come spiegherà poi l'invitato d'eccellenza, quindi l'onorevole De Luca, il nostro compaesano, è una ricorrenza particolare, una ricorrenza triste da un certo punto di vista per la nostra comunità e tante cose sono cambiate in questo anno. Abbiamo adesso una nuova amministrazione comunale che è stata votata dagli elettori di Fiumi di Nisi e vi ringrazio ancora una volta per il sostegno che avete espresso alla nostra lista e al nostro sindaco Alessandro Rasconà. Ed è un anno molto delicato quello che ci aspetta perché occorre ricominciare da dove avevamo lasciato il nostro lavoro, bisogna rimettere in moto tutti i progetti che sono rimasti fermi in questi mesi e in queste settimane devo anche ringraziare tutta l'amministrazione, la giunta, il consiglio comunale che si stanno impegnando al massimo per recuperare quello che si era perso, cercare di bruciare le tappe e dunque accelerare, stiamo lavorando anche di notte pur di accelerare tutti gli iter che erano rimasti insabbiati in maniera più o meno volontaria. Ora lascio la parola a chi questa sera ci spiegherà cosa è successo in questo anno, a chi entrerà nel merito della vicenda che voi tutti conoscete e soprattutto permettetemi anche di fare un ringraziamento particolare a coloro i quali hanno seguito da vicino a livello tecnico questa vicenda. E dunque vi chiedo di accogliere con un grosso applauso i protagonisti di questa serata, e cioè l'avvocato Tommaso Michalizzi, e poi un grosso applauso al professore avvocato Carlo Taormina che ci onora della sua presenza, uno dei massimi illustri giuristi, mi permetto di dire, a livello nazionale e internazionale. Quindi è per noi un onore anche ascoltare a livello tecnico le sue spiegazioni sulla vicenda che conoscete. E ovviamente un grossissimo applauso al nostro sindaco, sei sindaco, ma non onorevole, ma direi Cateno Roberto De Luca. Quindi lascio a voi la parola, saluto la comunità e vi do appuntamento alle prossime serate qui in Piazza Matrice. Grazie. Buonasera a tutti, comincio io, sono anche il più giovane. Direi. Mi tocca. Oggi è un giorno particolare, qualcuno l'ha definito il D-Day, De Luca Day. Realmente è passato già un anno dal triste episodio che ha visto coinvolto suo malgrado l'onorevole De Luca. Un anno che oggi impone a noi una riflessione su quelle che sono state le vicissitudini giudiziarie che più in particolare abbiamo seguito. Vicissitudini giudiziarie che cercheremo di riassumere qui in poche battute. Abbiamo assistito a un anno di grandi attività investigative e difensive. Abbiamo operato un grande confronto tecnico-giuridico con la Procura della Repubblica di Messina. Abbiamo, e questo lo dico con un grande rammarico, constatato che comunque la Procura si è un po' troppo innamorata di quella posizione che ha assunto, una posizione che la vede oggi formulare questi capi di imputazione nei confronti dell'onorevole De Luca. Il confronto devo dire che è stato cercato ma è mancato. Oggi è il terzo incontro di questa lunga giornata, siamo stati già alla provincia regionale di Messina stamattina, è seguito un secondo dibattito conferenza stampa all'Assemblea regionale siciliana e poi l'onorevole De Luca ha preferito fare un ritorno a casa. Questa è casa sua, malgrado ormai sia primo cittadino di Santa Teresa, però è sindaco onorario di Fiumi di Nisi. E qui a casa, in famiglia,
lui ha deciso di raccontare le ragioni che lo hanno spinto a confrontarsi, anche alcune volte devo dire con tinte forti, con toni aspri, con toni polemici. Tutti noi ricordiamo i comizi, nome e cognomi, 4 marzo per cominciare e poi per finire tante altre tappe di questa lunga serie di comizi. L'onorevole De Luca ha in questi appuntamenti comiziali ha più volte ribadito quella che è la sua posizione, l'assoluta estraneità ai fatti contestati. E devo dire lo ha fatto suffragato anche da dati tecnici, da dati documentali. Stamattina abbiamo avuto modo di dimostrare che la difesa dell'onorevole De Luca, abilmente guidata dall'autorevole presenza del professore Taormina, ha operato una intensa attività investigativa. Abbiamo parlato di circa 180 dichiarazioni testimoniali assunte con ai sensi del 391 bis. 180 persone sentite che hanno contribuito a creare la convinzione che oggi è stata da noi acquisita della assoluta estraneità dell'onorevole De Luca ai fatti contestati. Tutto questo la Procura della Repubblica di Messina conosce perfettamente. Abbiamo prodotto tutto quello che è il fulcro della nostra attività investigativa, ma non è bastato. Abbiamo prodotto decine e decine di perizie, quasi tutte giurate, che inconfutabilmente dimostrano l'assoluta estraneità dell'onorevole De Luca ai fatti contestati. Ma di fronte all'innamoramento della Procura della Repubblica di Messina, innamoramento che vede la Repubblica oggi assolutamente ferma sulla propria tesi, purtroppo ci rendiamo conto che non è stato facile, non è ancora facile trovare un punto di incontro. Siamo in fase di udienza preliminare. Il 20 luglio ci sarà l'udienza preliminare davanti al GUP di Messina, dottor Micali. Noi confidiamo in questa importante udienza, perché riteniamo che di aver fornito tutte le motivazioni a supporto di quella che riteniamo la nostra tesi difensiva. Abbiamo dimostrato documentalmente che l'onorevole De Luca è estraneo ai fatti contestati. Abbiamo detto a lettere cubitali che già una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sul punto e ha detto che l'onorevole De Luca non poteva essere arrestato. Ma il silenzio degli organi inquirenti ci lascia perplessi e ci costringe oggi a essere qui in questa piazza a provare un ultimo tentativo di confronto. Perché oggi l'onorevole De Luca, dopo tanta meditazione, dopo tanta sofferenza e tanta riflessione, ha deciso di depositare finalmente un esposto. Un esposto che il professor Taormina oggi ha ritenuto non discostarsi molto da quella che poi è in realtà una denuncia. La denuncia che è stata inoltrata al Tribunale di Reggio Calabria, laddove l'onorevole De Luca e quindi la difesa da lui che lo sostiene in questa difesa, in questo procedimento penale. E, dicevo, questo esposto con cui l'onorevole De Luca ha evidenziato quelle che ritiene le attività lacunose di questa indagine condotta dagli organi inquirenti. Lacunose perché forse la procura è stata indotta male da acquisizioni parziali o da acquisizioni oggi non corrispondenti a trasparenza e verità. Ciò non toglie che comunque abbiamo dimostrato ancora in questa sede di poter giocare la partita finale, che è quella che mirerà a ottenere l'assoluto proscioglimento dell'onorevole De Luca dai fatti contestati. Io non voglio rubare spazio e tempo agli interventi autorevoli che adesso si succederanno, sentiremo adesso il professore Taormina che ci degna della sua presenza qui a Fiumedinesi. Però ribadisco e voglio ancora una volta sottolineare l'assoluta convinzione di questa difesa sulla
valenza dell'udienza preliminare e sulla assoluta, devo dire, convinzione nell'operato giusto della magistratura. Noi siamo fiduciosi che si farà sicuramente giustizia e che l'onorevole De Luca oggi possa a tutti gli effetti essere ritenuto estraneo alla vicenda che lo ha visto coinvolto. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola adesso al professore Taormina. Grazie. Buonasera, credo che tutti siamo qui in attesa di sentire l'onorevole De Luca, le sue sensazioni, le sue emozioni e anche i suoi progetti, guardando al futuro come è d'obbligo che si faccia quando si parla di politica e quando si fa politica, e quindi non staremo a recriminare su quello che è accaduto nel passato. Il Presidente del Consiglio Comunale di Fiume di Nisi, di recente elezione, ha detto che oggi è un giorno triste. Caro Presidente, non è un giorno triste, è il giorno migliore per poter dare l'avvio al contrattacco che è fatto di concretezza, che è fatto di iniziative serie, che è fatto di iniziative coscienziose, che sono passate per un doveroso processo di accertamento, perché chi ha fatto in modo che De Luca subisse l'onta dell'aggressione giudiziaria, dovunque si trovi, a Fiume di Nisi o in qualsiasi altra parte del mondo, da oggi deve cominciare a tremare, perché è partita l'operazione esattamente inversa a quella che era stata messa in pista da questi autentici mascalzoni. Vedete, anche io sono un politico, anche se naturalmente in questa sede, nel momento in cui sono stato chiamato a tutelare gli interessi dell'onorevole De Luca, ho abbandonato e debbo abbandonare la veste politica, però certamente non posso dimenticare le mie battaglie e non posso non evidenziare che nella vicenda del vostro sindaco, perché resterà sempre, con tutto il rispetto per Rasconà, ma insomma De Luca è sindaco naturale di questo paese. Ecco, c'è una ragione particolare per la quale, insieme all'avvocato Michalizzi, ho sentito il dovere morale di tutelare gli interessi del vostro sindaco, perché quando la battaglia politica, lo scontro tra avversari, non li chiamerei mai nemici, anche se quando si raggiungono i livelli di bassezza ai quali si è arrivati nel organizzare la trappola nei confronti di De Luca, non si può più parlare di avversari ma di nemici. Ecco, quando la battaglia politica, il confronto politico, si ritiene di poterlo portare avanti attraverso vari modi per far morire le persone. Le persone non muoiono soltanto perché qualcuno le uccide, come spesso accade nelle migliori famiglie, soprattutto di questa regione. Non soltanto quando le uccide materialmente, ma anche quando cerca di abbatterle sul piano della loro presenza politica. Questo succede naturalmente nei confronti delle persone che hanno da dire qualche cosa, nei confronti delle persone che danno qualcosa, nei confronti delle persone che hanno dei valori dentro di loro e nei confronti delle persone che sono capaci di interpretare le esigenze e i bisogni
della loro popolazione e farla diventare iniziativa politica. Quando non ci sono valori, quando non ci sono significati particolari, quando non c'è una tensione morale dentro all'uomo politico, non lo considera nessuno. Oppure fa parte di quelle camarille alle quali siamo tutti quanti abituati, nelle quali si spartiscono le varie torte, ma certamente quella non è la politica che noi vogliamo e che prediligiamo. Ecco, De Luca rappresenta un unicum nel panorama politico non regionale, non comunale, ma nazionale, perché è persona che è stata capace di mettersi contro tutto e contro tutti, ed è persona che è stata capace di interpretare i bisogni di questo paese, di Fiume di Nisi, in un modo che nessuno nel passato era stato in grado di fare. Questo non lo si può disconoscere, e quindi tutte le ragioni perché la battaglia politica puntasse non al confronto, non al dibattito, non al dialogo, ma all'abbattimento politico. Fino a questo momento, grazie a Dio, possiamo parlare di questo. Ecco, tutto questo si è verificato perché qui c'è un politico di razza, c'è un politico di valore, c'è un politico che è nel futuro del nostro paese, non solo di Fiume di Nisi. Ecco, quando mi sono dovuto interessare di queste bassezze con le quali si è tentato di tagliare l'erba sotto i piedi all'onorevole De Luca, mi è venuta un poco in mente tutta la mia battaglia del passato, una battaglia appunto che non era contro e non è contro la magistratura, è contro quella magistratura che non fa il suo dovere, è contro quella magistratura che non è in grado di sottrarsi alle strumentalizzazioni, contro quella magistratura che non considera il suo un compito, un servizio, ma che lo considera come un centro di potere al servizio di altri potentati. Ecco, quando mi sono trovato di fronte a questa crudeltà che era stata messa in pista per creare le condizioni della polpetta avvelenata da mettere in bocca a De Luca, ecco, veramente ho avuto un moto di rabbia per tutte le cose che si sarebbero potute fare nel passato e che non sono state fatte per demerito della classe politica, per tutte quelle cose per le quali mi auguro che un giorno, e forse dopo questa esperienza sarà certamente più in grado di farlo rispetto a quanto non sia stato nel passato, un giorno si ricordi De Luca, perché c'è tanto bisogno di regole, c'è tanto bisogno di giustizia, c'è tanto bisogno di moralità, ma nessuno mai ci pensa. Ecco, allora quel che voglio dire, quando riprendo per così dire le osservazioni che ha fatto il vostro Presidente del Consiglio Comunale, che è un giorno non triste, che è un giorno invece di rilancio della politica, di rilancio delle idee e di riscatto da una aggressione che non aveva nessuna ragione di esistere, ecco, capite che cosa voglio dire. Non voglio con questo allontanarmi dalle esigenze specifiche di cui ha bisogno De Luca per essere tirato fuori da questo pasticcio, che è diventato un pasticcio incredibile e per cui non è facile tirarlo fuori, e certamente lo tireremo fuori, ma non sarà assolutamente un'opera semplice. Non mi voglio certamente allontanare dalle sue esigenze concrete, ma voglio dire che, e forse questa è anche la ragione per la quale tanta gente questa sera
ad oltre le 11 è qui in questa piazza, voglio dire che quello che ha passato De Luca deve essere un insegnamento per tutti noi, perché può capitare a tutti noi, nel piccolo e nel grande, di essere vittime di una ingiustizia, e dobbiamo quindi essere pronti a dare solidarietà e pronti a risolvere questo annoso problema di una magistratura assolutamente non rispondente molto spesso, troppo spesso, alle esigenze della collettività. Sì, abbiamo fatto tante cose, ne abbiamo fatte moltissime. Abbiamo lavorato all'insegna della correttezza e della linearità per dare conto delle cose cattive, delle cose impensabili, delle cose veramente al di fuori di qualsiasi possibile forma di aggressione. Abbiamo fatto di tutto per chiarire ogni cosa e riteniamo di aver chiarito ogni cosa. E ci sarà un giudice a Berlino, come si suol dire, che dovrà darci ragione. Ci sarà questo giudice. Chissà che non sia molto più vicino di quanto noi non si ritenga oggi. Però al di là di questo, io questa sera voglio dire un'altra cosa che penso importante. Non si può consentire che coloro i quali hanno contribuito dai vari posti di responsabilità o coloro che hanno dato il loro obolo a chi intendeva fare in modo che la testa di De Luca cadesse dentro a un cestino, tutti costoro appartengano alle istituzioni, non appartengano alle istituzioni, facciano parte delle opposizioni o delle maggioranze, appartengono al genere umano, queste persone non hanno diritto di essere comprese, non hanno diritto di essere nemmeno perdonate. Perché vedete, l'ingiustizia è come la morte, fino a quando riguarda gli altri è una cosa che ci tocca poco. Quando ci riguarda personalmente, poi ci rendiamo conto che in effetti è brutto morire come è brutto subire l'ingiustizia. Ecco, cerchiamo tutti quanti noi da questa vicenda di trarre questo insegnamento, di metterci nella testa e nella condizione di chi ha subito e subisce una ingiustizia. Dietro a questa vicenda, lasciamo da parte, lo diciamo con chiarezza, in modo tale che chi fa relazioni di servizio lo possa dire con assoluta regolarità, lasciamo da parte la magistratura. Noi pensiamo che la magistratura sia stata in qualche modo condizionata, nel senso che non sia stata messa nella possibilità di capire e di avere a disposizione elementi, date, circostanze, fatti corrispondenti alla realtà, e che elementi, dati e circostanze falsi hanno determinato quel corso anomalo della giustizia che è significato esattamente un anno fa l'aggressione nei confronti di De Luca. Qui c'è stato un vero e proprio complotto. Si dice sempre che si grida al complotto quando non c'è altro argomento da poter utilizzare. No, qui c'è stato un vero e proprio complotto. La denuncia che abbiamo presentato questa mattina, lo sappiano i francescani e i giardinieri, che riguarda proprio il complotto che è stato costituito e che è stato studiato a tavolino per fare in modo che anche alte istituzioni come la magistratura di Messina cadessero nella trappola, cadessero nell'insidia e portassero avanti ciò che chissà dove
questi pupari hanno ideato, e chissà dove questi pupi francescani e giardinieri hanno poi contribuito a realizzare. Ecco, ecco perché dico è un giorno di inizio, non è un giorno di commemorazione, è un giorno di forza della democrazia, è un giorno di forza della giustizia, è un giorno di forza della moralità di chi nella politica ritiene di stare per contribuire al benessere comune piuttosto che alla tutela dell'interesse personale. Io non voglio farla lunga, voglio dirvi soltanto che state tranquilli, che anche quelli che di questo paese, non l'Italia, fiumedinesi, hanno preso parte a questo complotto, con De Luca sono riusciti a fargli dare gli arresti domiciliari, ma con noi riusciranno ad andare in galera e noi ce li manderemo. Amici, concittadini, grazie. Grazie per questa ulteriore manifestazione di presenza che fa impazzire i vari giardinieri e De Francesco a cui faceva riferimento il professore Taormina, francescano e quant'altro, perché poi il profilo paradossale della mia vicenda, che poi è una vicenda che può riguardare qualunque siciliano in particolare, è che questa vicenda giudiziaria, che proprio un anno fa a quest'ora stavo facendo l'identificazione, mi ricordo quando col pollice, con le dita si mettevano proprio sull'inchiostro, si appoggiava la mano, vi descrivo la scena perché l'orario è questo, dove poi si appoggiava per venire identificato. Ricordo che è stata una delle sensazioni peggiori della mia vita, lo dico francamente, però oggi ci penso con grande serenità, perché un uomo pubblico che fa politica e che ha avuto l'ardire di non piegarsi a determinati santuari, è ovvio che prima o poi doveva pagare il prezzo dei suoi no, perché quattro utili idioti della mia comunità di Fiumedinisi, là per altri sentimenti, perché qua alla fin fine ci sono utilità diverse. Ci sono le utilità degli utili idioti, che sono questi della mia amata comunità, che riguarda invidiuzze becere, stupide, che non sono neanche degne di essere menzionate, e utilità a livelli diversi, che sono quelle che noi oggi, a un anno da questa vicenda, abbiamo deciso di esporre in termini definitivi
alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, perché per competenza, essendoci dei profili che riguarderebbero, e noi abbiamo sempre detto che ci auguriamo di no, l'abbiamo detto ai nostri manifesti, noi vogliamo continuare a credere nella giustizia giusta, però è ovvio che non è possibile che chi debba svolgere delle funzioni di garanzia per qualunque cittadino indagato che sia, in un procedimento penale, soprattutto nella fase delle indagini preliminari, o sia stato tratto in inganno, oppure in questo inganno ci sarà stato tratto ma poi ci è piaciuto rimanere. Questo è un profilo che noi, a un anno di distanza, pretendiamo che sia chiarito, a prescindere dal giudizio finale dell'udienza preliminare, che è stata rinviata al 20 di luglio, ma io il 27 giugno sono stato arrestato e ancora siamo qua a discutere se si deve fare un processo o no. Ma io, da questo punto di vista, dopo l'esposto che abbiamo depositato stamattina, vi dico chiaramente, me ne infischio di quello che è il risultato finale, nel senso che se processo ci sarà, l'ho detto il 4 di marzo quando abbiamo fatto la prima versione di nome e cognomi, se processo ci sarà per tanti, nel senso che si affronterà globalmente questa vicenda. E stasera è giunto il momento di chiarire alcuni profili di questa vicenda, che non riguarda Fiume di Nisi, la radice è in un altro luogo, la radice è a Palermo. Fiume di Nisi purtroppo ci entra in un momento diverso, ci entra per un profilo diverso, ci entra per quattro idioti che alla fin fine, guardando poi i fatti, a distanza di un anno, che cosa è successo? Loro erano idioti e sono rimasti idioti. Io ero sindaco e sono sindaco. O ieri di Fiume di Nisi e oggi di Santa Teresa. Loro erano idioti e idioti sono rimasti, perché spremuti dal grande sistema. Ecco la differenza. Chiaro? E allora, che ci hanno guadagnato? Nulla. Possono sorridere, possono aver sorriso. Un idiota di loro ha avuto anche l'ardire di dire: è il giorno più bello anche rispetto a quando è nata mia figlia. E beh, questa è la sintesi e l'esempio di quanto si è idioti, giusto? Perché solo un idiota può dire queste cose, un infelice, un uomo che non è uomo e non ci appartiene. La radice è in un altro posto. E voi dovete sapere, ma lo sapete perché mi avete visto crescere, non solo la mia comunità ma la Riviera Ionica. Io parto da questa comunità e parto con un obiettivo ben preciso, quello di fare un'azione politica amministrativa diversa rispetto alle altre. Piaccia o non piaccia, diversa, perché io sono stato sempre convinto che chi ha la pretesa di voler assumere un ruolo pubblico, soprattutto un ruolo di guida di una comunità, non solo deve avere una marcia in più in tesi, ma la deve dimostrare sul campo e soprattutto deve avere la capacità, l'umiltà, la determinazione nei momenti particolari che si vivono, di essere il primo a dare l'esempio su questo fronte, non solo sul piano delle rinunce, ma soprattutto sul piano dei risultati. De Luca è stato un ottimo sindaco di Fiume di Nisi e lo dimostrano i risultati. Qua non c'è nessuna autoproclamazione. Quello che è stato fatto in 8 anni non è stato fatto in 80 anni. Questo è il tema e non riguarda naturalmente solo Fiume di Nisi, perché il sindaco di Fiume di Nisi fu eletto deputato regionale nel 2006 proprio perché nel suo piccolo ha avuto la forza e la capacità di dimostrare come si amministra, e quindi il messaggio forte alla classe politica regionale
E andiamo alla seconda fase della mia vita politica. Qual è, alla fin fine, la sintesi del mio percorso come deputato regionale? Io sono stato l'unico che si è battuto, quando già Cuffaro era il presidente della regione, contro determinate operazioni, una per tutte. Io sono stato l'unico che ha combattuto l'operazione di svendita dei beni immobili della regione siciliana, degli ultimi gioielli, degli immobili dei siciliani, che ha creato un buco di quasi 1 miliardo di euro. Io, quando ho fatto quella battaglia, sono stato anche minacciato di morte. Allora non c'è stata neanche l'opposizione, la finta opposizione in quel Parlamento, a difendere il patrimonio dei siciliani. E io ho portato avanti una scelta ben precisa per tutelare la collettività regionale. Dopo abbiamo varato, con le elezioni anticipate, un governo che doveva essere finalmente un governo autonomista. Abbiamo eletto Lombardo presidente della regione, il quale abbiamo chiarito, anche quando da me è stato conosciuto, quali sono stati i rapporti o non rapporti. Anche lì, essendo una persona che è cresciuta con una visione diversa della politica, non si è mai trovata a suo agio in certi banchetti, o meglio, non si è mai voluto sedere su sedie che erano inserite in determinati banchetti. E naturalmente non solo il percorso di deputato, ma contemporaneamente quello di sindaco, ci stava portando ad assumere una dimensione diversa, un'evoluzione che era simile a quella che si era verificata quando nel 2003 sono stato eletto sindaco, quando nel 2006 sono stato eletto deputato, quando nel 2011 lanciamo definitivamente il progetto Sicilia Vera, al debutto delle elezioni amministrative di giugno del 2011, Sicilia Vera prende già il 3%, già in quel momento si stava lavorando a un progetto, a Cateno De Luca, candidato presidente della regione, fuori dagli schieramenti tradizionali, contro il sistema. Ebbene, a distanza di un anno, alla fin fine, vi voglio dire questa sera e vi voglio confermare, nulla è cambiato. Allora si lavorava per questo progetto e ora vi posso confermare che questo progetto comunque si farà. De Luca comunque è candidato alla presidenza della regione e ci confronteremo con questi baroni della politica siciliana sui fatti, sugli argomenti, finalmente e una volta per tutte. E allora cosa è cambiato, voglio ricordare a questi 4 utili idioti. Loro sono rimasti idioti e io sono andato avanti. Certo, qualche pensiero in più l'ho avuto. Non è stato un anno semplice ed è stato ricordato. E io ho voluto e mi sono imposto di concentrare questo periodo a rivedere tutte le mie azioni degli ultimi 12-13 anni, perché questo procedimento penale riguarda gli ultimi 12 anni della mia vita, perché ci sono fatti che risalgono al 2000, fatti politici al 2002, e poi ci sono fatti presuntivamente penali che riguardano il 2005, ma tutte queste persone, questi utili idioti, perché all'improvviso nel 2010 decidono di cantare? Cantano. E ve lo dico io perché. Perché già alcuni di questi, in modo ignobile, ci hanno tentato in modo anonimo tra il 2006 e il 2007, quando io ero stato già eletto
deputato. Abbiamo rintracciato le denunzie anonime che poi abbiamo individuato con nome e cognomi, quindi non sono più anonime, fatte tra il 2006 e il 2007. Sono stati aperti dei fascicoli, dei procedimenti che riguardavano la mia persona, tutto archiviato perché quei fatti contestati non avevano alcun motivo di esistere per come erano stati prospettati da questi utili idioti. Si va avanti perché, ecco poi qual è l'elemento che da questo punto di vista deve far riflettere, perché gli stessi fatti fondamentalmente oggetto di esposti anonimi del 2006, del 2007, qualcuno del 2008, nel 2010 assumono e hanno un timbro di verità. Chi è che ha dato questo crisma della verità a fatti che precedentemente non erano stati ritenuti degni di essere attenzionati sotto il profilo penale? Semplice. Da questa dignità Raffaele Lombardo, il quale mette a disposizione di questo disegno criminale tre dirigenti regionali, tale Sansone, tale Gelardi, tale Denaro, i quali dichiarano tra luglio e settembre del 2010 che alcune procedure non erano regolari, cioè gli stessi soggetti che li hanno approvati due anni prima nel 2008, a distanza di 2 anni si sono resi conto che non erano regolari, hanno dichiarato il falso e lo abbiamo provato. Ed ecco che gli utili idioti, le dichiarazioni degli utili idioti hanno assunto un ruolo diverso. Voi sapete che Fiume di Nisi era ed è ancora un fortino. Noi a maggio del 2011 avevamo una dotazione in termini finanziari di finanziamenti, di appalti e di progetti in corso di finanziamento di circa 170 milioni di euro. L'appalto più importante che si era fatto negli ultimi 5 anni in Sicilia era l'operazione della metanizzazione dei 15 comuni della Riviera Ionica, circa 130 milioni di euro. Ebbene, pensate, l'appalto più importante degli ultimi 5 anni, che passa attraverso il comune di Fiume di Nisi, comune capofila. Ma voi pensate gli appetiti che ha suscitato questa operazione, che non è passata attraverso i classici canali dei grandi sistemi politici regionali. Immaginate quali appetiti questa operazione ha creato. Ebbene, io nel novembre del 2009 dico no al condizionamento della gara d'appalto e alla fine quel no mi costa definitivamente una saldatura tra questi 4 idioti, un ufficiale di collegamento che faceva questo ruolo e svolgeva questo ruolo tra questi 4 idioti e il presidente della regione. Il presidente della regione mette a disposizione questi burocrati che rispetto alla mia persona nutrivano già un sentimento di attenzione e soprattutto di rivalsa, perché De Luca nel frattempo era stato l'autore del libro bianco, e cioè del libro degli sprechi della regione siciliana, redatto da me con altri soggetti tra luglio e settembre del 2009, dove io avevo individuato quali erano le soluzioni per salvare questa terra, e passavano soprattutto attraverso il ridimensionamento di questa burocrazia regionale, i quali soggetti guadagnano oltre 300.000 euro l'anno e sono, mi permetto di dire, spesso i primi mafiosi di questa terra di Sicilia, cari miei. E lì individuiamo anche la soluzione per
cominciare ad agire per razionalizzare non solo la struttura amministrativa, ma per individuare il primo antidoto per un male endemico che riguarda la nostra terra. Il primo elemento che dovrebbe essere introdotto in questa terra è liberare il territorio dalle angherie e dagli atteggiamenti quasi vessatori e spesso estorsivi che vengono consumati dalla classe politica regionale e soprattutto dall'alta burocrazia. Mi chiedo e vi chiedo che senso ha avere 10 uffici periferici regionali su base provinciale, genio civile, sovrintendenza, ispettorato agrario, ispettorato forestale, ispettorato del lavoro e quant'altro, quando ne basterebbe uno solo, un solo dirigente, un solo posto dove il cittadino, l'imprenditore si possa rivolgere con la certezza del risultato nei tempi e nei fatti. Cosa ci vuole? Ma questo significa tagliare la testa ad 8 dirigenti provinciali. Significa anche razionalizzare le logiche e gli interessi dei palazzinari che in ogni provincia affittano i loro locali a queste strutture, e questo significa anche rendere più semplice la vita ai cittadini e alle imprese. Non ci vogliono grandi soluzioni per risollevare questa terra, ci vogliono gente che non sono nati, non sono cresciuti e non lucrano in questo sistema politico regionale che rasenta la mafiosità. Questo sì, la prima e il primo livello di mafiosità è proprio lì, risiede a Palazzo d'Orleans, a Palazzo dei Normanni, come logica e come modo di agire. E allora, rispetto a tutto questo che è stato l'elemento che mi ha sempre portato a fare le mie battaglie, i miei 5.000 emendamenti contro le finanziarie, le mie lotte contro questi sistemi, voi pensate che prima o poi qualcuno non presenta il conto? E il conto l'hanno presentato, e siccome De Luca non aveva protezioni particolari, è una persona semplice come tutti voi, non è iscritto a nessun club particolare, l'unico santuario, gli unici santuari che visita e nei quali si mette in ginocchio sono questo di Maria Santissima Annunziata, Santa Teresa Madonna del Carmelo e quant'altro, Madonna del Tindari, ma non altro. Ha solo questo tipo di protezioni, non ne ha altre. È ovvio che questo punto di forza è sotto il profilo morale, non ci sono dubbi, ma sotto altri profili non è punto di forza, è punto di debolezza. È arrivato il momento nel quale si è presentato il conto. Ebbene, questo conto, come è stato più volte sottolineato da parte del professore Taormina, doveva essere più salato, perché De Luca, chiariamo anche questo profilo, per come sono state confezionate le carte e le dichiarazioni degli utili idioti, doveva essere tratto in galera, non agli arresti domiciliari, attenzione. Però questo che dimostra? Che c'è stato un momento di valutazione, cioè mandiamo il messaggio definitivo a De Luca, vediamo se tratta e si consegna. Dopo 3 giorni io ero agli arresti domiciliari, mi arriva il messaggio: vuoi trattare? Risposta: no, non voglio trattare, non voglio trattare. Abbiamo già scritto da chi è arrivato il messaggio, guardate, senza discussione, quindi io non tratto, rimangono spiazzati e naturalmente qua ora entra in ballo quello che è il ruolo della Procura della Repubblica di Messina.
la quale prende un abbaglio, l'abbiamo già dimostrato e lo dimostreremo se ci sarà un dibattimento, perché io, guardate, non sono affatto preoccupato se ci sarà un dibattimento, non è quello il tema. Io ho fatto un anno di praticantato presso lo studio del professore Taormina, in gran parte e in piccola parte dell'avvocato Michalizzi, ho fatto, svolto il mio lavoro, ora basta. Cioè, oggi, a un anno dal fattaccio, dico ai miei amici, dico qua nel luogo del delitto, De Luca in termini definitivi riprende il suo ruolo, perché c'ha una campagna elettorale da fare e perché è candidata alla presidenza della regione. Quindi agli avvocati ora il loro mestiere e agli avvocati l'ingrato compito di occuparsi degli utili idioti. Io devo occuparmi del destino della terra di Sicilia, non mi posso occupare più degli utili idioti, che tali rimarranno, non possono crescere, non mi danno utilità. Quindi occuparsi di loro è sbagliato, da parte mia, è totalmente sbagliato. Qua la procura naturalmente è in difficoltà, è ovvio che è in difficoltà, a prescindere. Ora, se è stata tratta in inganno, se è eterodiretta, se c'è un sistema, che c'è, su questo non ci sono dubbi, su un sistema parallelo che ha lavorato e probabilmente ha rappresentato agli organi inquirenti determinate storie, e naturalmente, come capita spesso in qualunque settore e in qualunque apparato, magari la voglia, anche in buona fede, attenzione, che spesso rasenta la necessità di diventare protagonisti, ha tratto anche, ha spinto chi è titolare di queste indagini a fare un'azione spropositata, ma non perché lo dico io. Il primo schiaffo alla Procura della Repubblica di Messina è arrivato il 20 dicembre con la sentenza della Suprema Corte della Cassazione, che sostanzialmente li ha mandati a fare in culo, gli ha detto: non potevate arrestare De Luca, su quali presupposti avete arrestato De Luca? E già è stato il primo segnale. Ma al di là di questo, noi prima, ancor prima, avevamo già dimostrato come stavano le cose con carte e testimonianze, però c'era un problema di base, la procura era stata troppo frettolosa, e noi umanamente lo capiamo. Voi mettetevi nei panni ora dei pubblici ministeri, cercate un attimo di mettervi al loro posto. Vi prospettano che un uomo pubblico scomodo come De Luca, effettivamente vi prospettano che è un delinquente. Voi da pubblici ministeri, che quello è il vostro mestiere, no? È quello di individuare i delinquenti e soprattutto di perseguirli e farli condannare. In questo si inserisce magari qualche elemento un po' personale, che De Luca sta sul a tanti, no? È scomodo, non appartiene a nessun club, non gioca a tennis con Tizio Caio Sempronio, non è nel club del veliero e quant'altro, della Messina da bere. Chi è? È uno di provincia, è partito da Fiume di Nisi, ha fatto carriera e l'ha fatta senza passare e senza chiedere il benestare alla Messina da bere. Non è possibile, c'è qualcosa di strano, sarà un delinquente, non ci sono dubbi che è un delinquente. E allora, ora che abbiamo i quattro idioti che ce lo confermano, e ci sono magari anche alcuni apparati della burocrazia regionale che sono pronti a testimoniarlo, e allora approfittiamone, attacchiamolo, mettiamolo sotto, perché questo ha violato le regole della Messina da bere, le regole che presuppongono che si diventa importanti e si fa carriera soltanto se si è di famiglie blasonate, si è iscritti in determinati ambienti o si inginocchia a determinati santuari. E questa purtroppo la logica poi la nostra Messina da bere. Ebbene,
immaginate voi, è umano, questi pubblici ministeri rispetto a questo contesto. Partono in quarta, in buona fede, sicuro, in buona fede, noi ce l'auguriamo. L'esposto di oggi ha questa finalità, cioè ha la finalità di chiarire una volta per tutte, a salvaguardia di tutti, anche dei quattro idioti che domani si troveranno sul banco degli imputati, non ci sono discussioni. Il lavoro che stiamo facendo noi oggi è quello di garantire e verificare se effettivamente la Procura della Repubblica di Messina ha, come noi immaginiamo, attenzione, quella neutralità per poter comunque valutare in termini complessivi le azioni che gli vengono e i comportamenti che gli vengono sottoposti. L'esposto di stamattina ha questa proprio funzione. Noi abbiamo descritto in circa, in a malapena, 200 pagine le anomalie, le cose strane che ritenevamo che venissero valutati per competenza in Reggio Calabria da chi naturalmente è fuori dal contesto. Bene, ci sarà una valutazione da questo punto di vista. Noi nel frattempo aspettiamo di avere il giudizio finale che riguarda la decisione dopo oltre un anno se si farà un processo e come e quando si farà. E questa è una decisione del 20 di luglio. Ora, rispetto a tutto questo, il mio compito è finito, nel senso che avendo completato quell'attività doverosa, perché comunque io volevo anche capire se in 10 anni di vita molto dinamica, fatta di tanti impegni, qualche errore magari l'abbia potuto commettere, è umano. E vi dico francamente che dopo aver dedicato un anno sostanzialmente della mia vita nel verificare gli ultimi 10 anni della mia vita, con grande serenità vi dico, io errori non ne ho commessi, ho lavorato secondo quello che era la missione che mi era stata assegnata dalla comunità. Ieri era la comunità di Fiume di Nisi, oggi è la comunità di Santa Teresa, domani probabilmente sarà la comunità siciliana. Io, per quello che è stato il mandato, ho svolto il mio ruolo e ho garantito i miei risultati, ma soprattutto ho dato l'esempio a una classe politica che continua a vivere sulla scia della logica del Gattopardo, che non è più un momento di fare politica per hobby o per sport. Oggi chi fa politica lo deve fare con la consapevolezza che ha tante responsabilità sulle spalle, perché spesso quanto fa danno una scelta politica sbagliata per il numero dei destini a cui è purtroppo destinata a influire e soprattutto per il numero di anni nei quali è destinata ad influire, spesso fa più male una scelta politica errata rispetto ad alcuni altri fenomeni che potrebbero sembrare più dolorosi, ma rispetto a quelli che sono gli effetti in una società, spesso vi dico sono meno nocivi di un politico che svolge e assume certi ruoli non per il senso istituzionale e quindi perché sente quella missione da svolgere, ma perché magari assume quel ruolo solo perché vuole un titolo o solo perché ritiene che quel ruolo gli dia un tono e un'importanza da esercitare in una comunità. Noi abbiamo detto sempre che siamo in linea con un unico modo di agire, la politica del fare, e la politica del fare è quella che consente a qualunque amministratore di poter dire e dimostrare in qualunque momento
quello che ha fatto. Io, rispetto ad altri, posso in qualunque sede dimostrare con i numeri e con le opere qual è stato il sentimento che ha guidato la mia azione amministrativa. Altri che io definisco traccioni, cialtroni della politica, non sono nelle condizioni di poter dimostrare in nessuna sede qual è stato il risultato che hanno portato alle comunità che hanno guidato. E anche questo, cari miei, ha creato ilarità. Ricordatevi che De Luca, soprattutto quando è stato candidato nel 2006, non aveva sindaci che lo sostenevano, perché l'azione del sindaco De Luca tra il 2003 e il 2006 è stata un'azione forte e dirompente, che ovviamente in ogni comunità ogni cittadino ha cominciato a mettere a confronto. E io me le ricordo le discussioni, e mi ricordo anche nel 2006 come sono stato eletto. Io nel 2006 sono stato eletto, e voi ve lo ricordate, dalla gente comune, dal popolo, da concittadini che hanno cominciato a fare degli ovvi e normali parallelismi tra l'amministrazione che si ritrovava e l'amministrazione che in quel momento agiva e dava risultati a Fiume di Nisi. Quello è stato il risultato che mi ha consentito poi di raggiungere l'obiettivo, e quindi che mi ha dato la libertà di poter agire e di poter dire no a qualunque tipo di pressione che ovviamente sarebbe stata esercitata ai vari livelli. De Luca è questo, lo sapete voi, perché voi gli avete consentito di fare carriera, ma soprattutto lo sanno i santuari della politica con la quale De Luca comunque si è confrontato essendo un deputato regionale. Rispetto a tutto questo, nel 2011 noi abbiamo fatto un passo in più, e cioè quello di andare oltre rispetto a una dimensione personale di singolo deputato nel Parlamento e lanciare invece un progetto più complessivo. Quel progetto ha delle peculiarità, aveva, ha e avrà delle peculiarità, che in piccolo riguardano il modo di agire del sottoscritto. Quando io sono stato eletto sindaco nel 2003, io non ero deputato regionale, ma una delle prime scelte che ho fatto, e l'ho fatta allora in tempi non sospetti, è stata quella di agire per razionalizzare la macchina amministrativa e soprattutto in un momento di difficoltà rinunciare a quelli che erano legittimi compensi che la legge prevede per gli amministratori. Io l'ho fatto in tempi non sospetti, nel 2003, e ripeto, non ero deputato, non c'era incompatibilità, io potevo prendere l'indennità di sindaco fino al 2009, quando è stata fatta la legge regionale definitiva che ha chiarito che c'era l'incompatibilità nel prendere lo stipendio di deputato e di sindaco. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché, dovendo agire sull'apparato amministrativo e quindi razionalizzare ruoli di dirigenza e chiedere quindi sacrifici o chiedere rinunce a chi fino a quella data aveva usufruito di maggiorazioni di stipendio per quei ruoli che aveva, io non potevo chiedere a questi comunque padri di famiglia di rinunciare a somme se prima non ero io a dare l'esempio. È semplice. Ecco come inizia la mia attività politica, la mia azione politica, trasferita nel grande oggi sistema regionale. Vi chiedo e vi chiedo, una regione che ha oltre 5 miliardi di euro di indebitamento, di debiti, il primo che ha parlato 2 anni fa
dei debiti nascosti, volutamente nascosti, nei meandri delle società partecipate della regione siciliana. Chi è stato? De Luca. Chi è stato che ha imposto l'operazione di trasparenza dei conti pubblici delle partecipate? Perché se oggi c'è un collegato alla finanziaria regionale che descrive i debiti e i crediti delle società partecipate regionali, e perché c'è stato un emendamento 2 anni fa tra i 3.000 presentati dall'onorevole De Luca che ha imposto all'intero Parlamento di introdurre nel sistema di contabilità regionale l'obbligo di chiarire nei bilanci della regione quali erano i debiti e quindi il sistema della finanza regionale allargata, cioè dell'intero sistema delle partecipate regionali. Questo perché? Perché doveva emergere una volta per tutte come stavano le cose, e anche perché, torniamo poi al dunque della questione, che senso ha una regione che ha oltre 5 miliardi di debiti mantenere per esempio un Parlamento o degli assessori che costano mensilmente, costo lordo, mediamente 25.000-30.000 euro mese? Che senso ha una regione che ha oltre 5 miliardi di debiti mantenere oltre 2.200 dirigenti, di cui alcuni di questi percepiscono oltre e costano oltre 250.000 euro, 300.000 euro l'anno ai siciliani? Ma allora, se alla fine il risultato della gestione politica degli ultimi anni è stato un disastro, una catastrofe che è stata volutamente nascosta e che De Luca ha avuto la colpa di inserire una norma regionale che li ha costretti a dire ai siciliani che c'erano 5 miliardi di debiti, a dire ai siciliani che in Sicilia non c'era stata mai una vera opposizione, ma c'erano state finte opposizioni che al momento opportuno hanno fatto parte della mangiatoia regionale. Ma rispetto a tutto questo, mi chiedo e vi chiedo, che senso ha mantenere un Parlamento che costa tanto, una struttura regionale che costa tanto, degli uffici periferici che costano tanto, quando poi al di là del costo sono soggetti incapaci di produrre e di dare un segnale di svolta alla nostra terra? Quello è il tema sul quale ci siamo confrontati all'interno del Parlamento siciliano. E vedete, sono altri tipi di temi che possono essere affrontati serenamente con chi nel suo piccolo già ha dato l'esempio non solo di condividerli, ma di metterli in pratica. Di noi, al di là di tutto, al di là dei giudizi, al di là di quelle, degli eventi che ci saranno, ce ne saranno di positivi, ce ne saranno di negativi, quello che ci ha da questo punto di vista preservato il buon Dio lo sa solo il buon Dio, noi li accetteremo, belli o brutti che siano, ma di noi parla la nostra storia. Oggi assistiamo in Sicilia al fiorire di innovatori, al fiorire di soggetti che vorrebbero organizzare movimenti politici sulla scorta del rinnovamento e soprattutto sul principio di lasciare fuori dalle liste deputati uscenti. Certo, chiedere e chiedersi chi sono questi soggetti, con chi sono stati fino a 6 mesi fa, in quale mangiatoio hanno mangiato fino a un anno fa, credo che sia legittimo, perché non è pensabile che i siciliani si possano fare prendere in giro da certi personaggi che fino a 6 mesi fa sono stati magari alla corte del padrone Berlusconi, e nel momento in cui Berlusconi, giusto o sbagliato che sia, non ci riguarda, sia stato messo da parte, hanno sputato in quella mangiatoia e ora si presentano ai siciliani come i rinnovatori
e come i personaggi che debbono cambiare questa terra. E no, dico, la storia di ognuno di noi è chiara e soprattutto è incontestabile. È la storia senza tema di smentita per quanto riguarda De Luca, è chiara. De Luca ha fatto delle scelte precise in tempi non sospetti. De Luca, da deputato, ha fatto la scelta di contrastare certi sistemi che stavano portando al baratro la Sicilia. Lo ha fatto sempre, lo ha fatto senza se e senza ma, lo ha fatto pagandone anche il prezzo politico, e allora è ovvio che De Luca rispetta ad altri per quello che è il percorso che ha fatto e la storia che ha vissuto e che ha dimostrato di saper vivere. Sicuramente è uno dei soggetti che, rispetto ai finti innovatori, ha titolo oggi a proporsi a guidare la regione siciliana con una lista che sia formata, quella sì, fuori da schieramenti e da condizionamenti che da questo punto di vista siano figlie di quel sistema che De Luca ha combattuto. Ecco, rispetto a un anno fa, vi posso dire con grande serenità questa sera che nulla è cambiato. I quattro idioti sono rimasti quattro idioti e De Luca è rimasto l'onorevole e il sindaco De Luca. In conclusione, saranno i prossimi mesi, saranno mesi caldi, si è in attesa di capire se il presidente della regione staccherà il suo sedere da quella poltrona, se lo farà spontaneamente o se i suoi sodali politici gli consiglieranno di alzarsi da quella sedia, perché magari ci potrebbero essere altri eventi che lo costringerebbero poi non ad alzarsi ma a saltare da quella sedia. Ma queste sono dinamiche che non ci riguardano, nel senso che il nostro progetto era nato a prescindere da certi personaggi e da certi parassiti. Pare che si stia evolvendo, nel senso che ci sia a ottobre l'elezione anticipata per il rinnovo del Parlamento siciliano e del Presidente della Regione. Ecco, questi devono essere, al di là ora delle altre vicende del 20 di luglio e quant'altro, l'impegno che noi principalmente dobbiamo assumere, e cioè quello di cercare di continuare con una, mi permetto di definirla, rivoluzione che è partita da Fiume di Nisi, che ha avuto varie tappe e varie vicissitudini, che nelle vicissitudini poi è passata tramite la comunità di Santa Teresa, che io mi onoro oggi di rappresentare, perché in un momento difficile ha dato quella spinta a un uomo politico che aveva bisogno, necessità di capire se ancora aveva la credibilità di poter svolgere un ruolo delicato, che è il ruolo politico, di guida politica. E allora, rispetto a tutti questi passaggi, noi oggi, lasciando stare gli idioti che ci guardano, cerchiamo di portare avanti questo percorso, cercando al prossimo appuntamento e quindi di saper fare comunità, soprattutto nella Riviera Ionica, soprattutto nella provincia di Messina, che è stata
relegata ad un ruolo marginale rispetto al panorama siciliano, a fare quindi e a far scattare quel senso di comunità che possa far esprimere in ambito regionale, perché no, un presidente della regione che è nato nel nostro territorio e che quindi possa essere degno non solo di riscattare le esigenze del nostro territorio e della nostra provincia, ma di rilanciare e riscattare le esigenze, le speranze, i sogni del popolo siciliano. Grazie.